Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente su Excel, questa volta per analizzare e darvi qualche consiglio sui saldi invernali della stagione 2016, quindi più che altro del 2016 della stagione invernale, però avete capito il senso insomma. Ho selezionato questi X titoli che non sto a contare perché sono questi e sono più o meno aggiornati, non è che sono aggiornati, i prezzi sono quelli che ho trovato e quelli che mi sembrano più convenienti ovviamente sono arrotondati per non stare a contare i centesimini, risparmio 20 centesimi, insomma sono arrotondati a prezzo base. Nella lista non c'è Europa Universalis 4 perché Europa Universalis 4 ho fatto un video proprio specifico su Europa Universalis 4 vista la sua mole di DLC, i prezzi sono rimasti più o meno gli stessi, comunque quello che riguarda Europa Universalis è importante e quali DLC vogliate voi comprare, quindi vi consiglio di guardare quel video che trovate da qualche parte del mio canale o lo metterò in descrizione, comunque se scrivete DLC Europa Universalis The Wall vi dovrebbe saltare fuori il video. Allora iniziamo dal primo titolo che ho messo nella lista, The Long Dark, 10 euro per The Long Dark. The Long Dark è un survival crudo e puro, cioè non ci sono zombie, non c'è qualche essere strano, siete sperduti in Canada nel corso di una tempesta geotermica che ha fatto congelare tutto eccetera eccetera e dovete sopravvivere il più lungo possibile. Gli unici vostri nemici saranno freddo, lupi, cibo e orsi, quindi davvero davvero il top per 10 euro, uno dei migliori indie che io abbia mai trovato e per 10 euro è davvero regalato, ci potete giocare ore e ore e ore e ore. È in alfa, c'è da dire che è ancora in alfa, però è un'alfa completa, godibilissima, ci sono già 4 mappe e nel corso del 2017 rilasceranno la storia e sarà concluso, quindi sono praticamente all'80% del gioco, quindi su questi ci metto la mano sul fuoco che sono affidabili ed è 10 euro, un prezzo davvero 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 consigliato. This War of Mine 4 euro per This War of Mine, gioco gestionale più che strategico, lo definirei un gestionale, che ha molto sentimento e molto pathos al suo interno, infatti ci permette di gestire un gruppo di sopravvissuti a quella che viene definita la guerra in Bosnia in Serbia degli anni 90 e ci permetterà di gestire dei sopravvissuti e farli sopravvivere alle intemperie e alla carenza di viveri e attrezzature nel corso della guerra. È stato aggiunto e costa 4 euro il gioco base ed è davvero, anche questo sono decine e decine di ore di divertimento per 4 euro e oltretutto una parte del ricavato va anche in beneficenza, quindi se non mi sbaglio una piccola parte di quello che guadagnano lo danno alle fondazioni per i bambini orfani di guerra, una cosa del genere, non mi ricordo precisamente quale, forse Save the Children, comunque non mi ricordo. E oltretutto, sempre a tema di bambine, hanno rilasciato anche il DLC The Little Ones, che io vi volevo proporre sul canale, visto che questo gioco è uno di quelli che ho scoperto io, cioè, quando è uscito mi ci sono fiondato sopra come se fossi un avvoltoio, quando ancora gli altri... quindi, questo è davvero un gioco che io consiglio alla stragrande, per 9 euro avete un gioco top, davvero un top gioco del genere, no? La grafica è quella frontale che si può muovere solo a destra, a sinistra, in alto, in basso e avete tipo uno scenario predefinito che è la casa dove vivete. Vi consiglio di vedervi i video sul canale che ho fatto qualche mese, anno fa ormai, che per davvero io vi consiglio, se non volete rischiare perché non sapete cos'è This War of Mine, non volete vedere qualche video, volete vedere se vi piace, prendete il gioco base, ma se no andate dritti sui 9 euro The Little Ones e siete tranquilli. Poi passiamo a due titoli Total War, abbiamo Attila e Rom 2. Allora, Attila 10 euro è un ottimo affare, Attila 10 euro è un titolo valido, un po' pesantuccio, ma 10 euro non sto a dirvi cos'è Attila perché lo sapete benissimo, è un titolo che li vale. Io personalmente consiglio Rom 2 a 14, Rom 2 a me come periodo storico mi piace di più, oltretutto direte perché consiglio Rom 2 Wall? Perché con le mod, soprattutto la divide e timpera, diventa davvero davvero un bel gioco. Oltretutto adesso stanno facendo una mod, la stanno aggiornando per modificare la mappa, c'è un'altra mod che porterà il periodo di Rom 2 in Attila, ma non si sa ancora quando uscirà. Insomma, se avete uno o l'altro io ve li consiglio. Se volete investire qualche cosina di più e sapete che questi giochi qua saranno giochi per cui giocherete, non so, 2 o 3 mesi, giocherete solo a questo, quindi un centinaio di ore ve le spendete, compratevi, non so, qualche campagna secondaria, costano più o meno quelle di Charlemagne, costano 4 euro l'una, più o meno. Charlemagne e Last Roman sono 4 euro l'una per un totale di 18 euro se le prendete tutte e due. Quella di Annibale, Cesare e il DLC del sangue che costa 1 euro, costano anche queste 4 euro l'una più il DLC del sangue 1 euro, arriviamo a 23 euro. Insomma, con poco più di 20 e poco meno di 20, vi prendete Attila, quello che il succo che... Attila o Rom, il succo del gioco che vi serve per divertirvi, le subfazioni non sono fondamentali, quelle di base bastano a matto se non l'avete ancora comprato.
Poi passiamo a un grande classico degli sparatutto, che è il mio, rimane il mio FPS preferito nonostante Battlefield 1, a cui sto davvero nerdando tanto, ed è Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. 5€. Beh ragazzi, che dire, per 5€ avete un signore degli FPS ancora molto popolato, ci sono server sempre pieni, non moltissimi server, però ci sono sempre dei server sempre abbastanza pieni, soprattutto quelli della, che giocano in veterano, che sono un po' di anni che ci giocano, sempre pieni. E se volete proprio, siete amanti del periodo Seconda Guerra Mondiale, del marchio Red Orchestra, anche se non l'avete, se dovete ancora comprarlo penso non lo conosciate, però c'è la Deluxe Edition che vi dà delle armi in più, se non mi sbaglio, qualche arma in più già sbloccata. E sono 2€ in più, 7€ vi comprate il pacchetto completo. Quindi Red Orchestra è un altro gioco che straconsiglio. Poi passiamo a Panzer Corps, che abbiamo visto di recente sul canale, tornerà di frequente sul canale perché dobbiamo finire la campagna con la Germania. E per 6€ vi portate a casa il gioco base, che comprende la campagna che sto facendo io, più altri scenari che ovviamente io non ho coperto, perché ci sono varie possibilità di gioco all'interno della campagna che ho fatto. Ovviamente non li ho coperti tutti, ma con 6€ avete anche qua decine e decine di ore di divertimento, se vi piace il genere che avete visto. E 21€, vuol dire 7€ espansione, vi accaparrate qualche espansione. Ad esempio, volete giocare in Africa? Africa Corps italiani, 7€ in più, quindi fate 11€ più o meno. Sì, anzi no, più o meno sì, poi io non sto contando i centesimini. Per 11€ avete gioco base più Africa Corps. Preferite gli alleati, Panzer Corps più le missioni degli alleati. Vi piace Sea Lion, che sarebbe la riproduzione di quello che sarebbe dovuto essere l'operazione Leone Marino per i tedeschi? Vi prendete Panzer Corps più Sea Lion, oppure 27€, mi sembra un po' caro se, personalmente. E avete tutti questi DLC che li considero i principali. Poi ce ne sono tanti altri che costano anche meno, però sono mini campagne, mini set, ad esempio campagna di Polonia dal trend del 39, e c'è tutto un focus sulla Polonia. Può piacere o non piacere, ce ne sono tantissimi DLC di Panzer Corps, e tutti molto validi, perché io ne ho giocati molti e sono tutti molto validi, quindi scegliete voi. Comunque le espansioni principali, a parte quella dei sovietici che costa di più perché è uscita per ultima, costano tutte 7€, e quelle minori sono sui 2-3€, quindi scegliete voi quale prendere. Comunque sta consigliato Panzer Corps. City Skyline 7€, beh, City Skyline è il top dei gestionali e costruttori di città, dei city builder se vogliamo, dei costruttori di città se vogliamo dire in italiano, ed è il top. Non sto a consigliarvi nessun DLC perché mi sembrano ancora un po' troppo cari per quello che offrono, però per 7€ avete il top dei simulatori di città, dei gestionali di cittadini, dei city builder, eccolo qua, che c'è al momento in commercio, quindi poco altro da dire. Shadow of Mordor, passiamo a Shadow of Mordor, che è un gioco che ho amato tantissimo. 10€ per la Game of the Year Edition, quindi con tutti i DLC credo, ed è davvero anche qua stracciato. Un giocone ragazzi, se vi piace un briciolo Assassin's Creed e vi piace il Signore degli Anelli, questo gioco ve lo spolpate, ve lo mangiate proprio più, proprio ve lo sradicate dal computer, perché ve lo devono togliere, perché sennò ci giocate troppo. E lo consiglio, per 10€ è davvero regalato. Tropico 5, consiglio soprattutto la Complete Edition a 11€, perché per 5€ avete anche tutti i DLC, che sono davvero tanti. E anche questo è un city builder a tema politico barra cazzeggioso, perché è davvero davvero divertente. Ma potete scegliere uno se non li avete, uno tra City Skyline e Tropico. Diciamo che Tropico è più divertente, è più cartoon, ma non nel senso grafico, è più, come definire, più divertente, più comico, ecco, mi domina la parola. Più comico, e mischia tematiche anche importanti. Tematiche anche importanti come quelle delle politiche di immigrazione, guerra, eccetera, eccetera, a un contesto caraibico barra comico, perché alcune volte le frasi fanno davvero ridere. E 11€ per Tropico 5 Complete sono davvero davvero il top. Poi passiamo ad un altro city builder, sono l'ultimo city builder che vi propongo, ve ne ho proposti 3, ed è Banished. Banished l'avete visto anche sul mio canale, city builder a stampo medievale barra fantasy, perché comunque è un ambiente medievale, ma ci sono un sacco di cose che non ci dovrebbero essere nel Medioevo, come avete fatto anche notare. E lo consiglio per il prezzo, 7€ è davvero, davvero un ottimo gioco, sviluppato da una sola persona, non mi sto a ripetere, ed è davvero davvero divertente, anche se alla lunga può stufare, una volta avete fatto una o due città vi può stufare, e per questo a 7€ ci può stare, comunque ci giocate le vostre 10-20 ore, avete fatto quello che dovevate fare e siete contenti. The Walking Dead 1 e 2, allora a me hanno fatto impazzire. Personalmente sono storie, sono dei giochi della Tell Games, quelli che infatti giochi di storie, come se li traduciamo se non mi ricordo male. E a me hanno fatto davvero davvero impazzire. No, non penso, li ho comprati in un qualche Humble Bundle a pochissimo.
Adesso li ripropongono su Steam al prezzo di 6 euro. Io devo comprarmi assolutamente il terzo capitolo che è uscito adesso, ma le storie sono fantastiche. Non vi posso spoilerare nulla, però sappiate che è un punta e clicca, diciamo, non punta e clicca quello che intendete voi, ma avete un personaggino da muovere con varie azioni, vari enigmi da risolvere, seguendo una storia. E quello che conta di questi giochi sono le decisioni morali che dovete compiere nel corso della vicenda che viene proposta, e alcune sono davvero davvero difficili e toccanti, soprattutto perché vi rimangono impressi i personaggi, cioè la caratterizzazione dei personaggi è da 10 lode. Se volete iniziare a giocare, siete appassionati dei Walking Dead e volete iniziare a giocarli, questa è l'occasione giusta. Poi Metro 33 e Metro Last Light, li tratto insieme, c'è il bundle a 6 euro, quindi se volete comprarne uno vi consiglio di spendere 6 euro e comprare tutti e due. Davvero belli, non, ho a malapena finito il primo, devo ancora giocare Metro Last Light perché sono davvero lunghi, ma davvero belle storie anche queste, davvero belle storie. Nulla, ve li consiglio, sono un po' pesanti, graficamente eccezionali, storia bella, sono degli sparatutto, FPS in prima persona. FPS in prima persona è un po' una ripetizione perché FPS vuol dire first person shooter, io ripeto prima persona. Vabbè, avete capito insomma, penso che tutti voi conosciate comunque Metro 2033 e Last Light. Zombie Army Trilogy, qua passiamo con delle cose che ho messo perché piacciono a me principalmente. Zombie Army Trilogy l'ho ricominciato a giocare ultimamente ed è davvero bello, in pratica nazisti più zombie è il mix perfetto secondo me, 9 euro avete tutti e tre gli episodi che vi raccontano questa storia, ma alla fine è una scusa per farvi uccidere orde e orde di zombie di vario tipo e vario genere, in un setting davvero interessante come può essere quello di Berlino o della campagna tedesca. E davvero ben caratterizzate le location, le musiche, il contorno, le armi, davvero davvero fatto bene. E rimane ovviamente tutto contornato dalla gestione della fisica di Sniper Elite, che è davvero davvero carina e fatta bene, anche se per quanto possa risultare arcade, ma la fisica delle armi mi piace davvero tanto in questo gioco, come anche le meccaniche del cecchino. È un gioco, ovviamente, per chi non conoscesse Sniper Elite, che cerca di simulare in maniera semplicistica la vita del cecchino. E questo in Zombie Army Trilogy ovviamente è riproposto in salsa più arcade in una versione zombie, nazi zombie, quindi davvero davvero il top. E appunto parlando di Sniper Elite vi consiglio 10 euro Sniper Elite 3, che è il terzo capitolo della saga, dovrebbe uscire quest'anno il quarto capitolo che penso di comprare. È ambientato in Nord Africa, sinceramente la storia non mi ha fatto impazzire, però per 10 euro li vale. Li vale, è divertente a me, no, è un third person shooter in questo caso, spara tutto in terza persona. Diverso dagli altri, vi ho detto, vi ripropone un cecchino, quindi dovete stare un po' più cauti, vedere bene dove sono i nemici, cercare di aggirarli, beccarli in testa, coprire i vostri rumori. È simpatico, a me sono il 2 me l'avevo spolpato a difficoltà Sniper Elite, stessa cosa al 3 e anche Zombie Army, me lo sono spolpato per benino a difficoltà massima, quindi sono per 19 euro ve li prendete a casa tutti e due, 10 o 9. Eccetera eccetera. Fallout 4, a me fa impazzire l'ambientazione di Fallout, quindi io ve lo propongo. 20 euro secondo me li vale il gioco base di Fallout. Non vi consiglio il season pack, 29 euro costa più del gioco base ancora. È anche scontato se non mi sbaglio, quindi no. Assolutamente no. Il gioco base 20 sì, perché comunque la storia è carina, le missioni sono tante. L'ambientazione di Fallout come al solito è fantastica, cioè mi piace l'apocalittico anni 50-60 di Fallout, è fantastico, post futuristico, è davvero qualcosa di fantastico, quindi ve lo consiglio enormemente per 20 euro, se vi piace il genere è consigliato. Ok, questi sono i miei consigli, spero di aver fatto cosa gradita, fatemi sapere nei commenti se avete comprato qualcosa di quello che vi ho proposto. Io vi ringrazio, un saluto e alla prossima, ciao ciao.